detto c'è un amico, Manuele Verde, che qui c'è il microfono al posto, così lasciamo le sedie dispari. Innanzitutto io sono contento di essere qui, già venuto a partecipare a vicende di questo tipo, poi per i sopraggiunti di salute non ho potuto giocare in casa, a casa perché non è che amo solo lui, voglio diciamo che prima Andrea mi dava su quello che ha detto Andrea qui alla fine, dice il microcosmo potrebbe essere dovunque, potrebbe essere Cortina d'Ampezzo o un'altra località del nord Italia. No, io non sono d'accordo. Va bene, può essere Ischia, può essere Aretrana, può essere Polignano al mare, ma il microcosmo di riferimento di cui racconta Andrea in continuazione nei suoi libri è un microcosmo tipicamente meridionale, insomma, i conflitti sociali che si verificano, la realtà descritta nei suoi romanzi ci appartiene, è locale, nel paese nasconde non c'è bisogno di andare molto lontano, parlo di Polio, in moltissimi casi i personaggi raccontati si riconoscono insomma, nella quotidianità, perché di Polio li troverà a Pedemuro, la Quana, ne trova un sacco, ma anche nel secondo, nel Paradiso c'era una struttura, diciamo così, anche lì parlava di Polio, c'era questa dialettica tra i due paesini di Costa Paradiso e Rocca Montebuono, in realtà sono due frazioni. Rocca Montebuono è quella che sta in collina e ha conservato la sua identità agricola, rurale, e Costa Paradiso invece è il paesino sulla costa che vive di turismo, no? E in questo rapporto diacronico, storico, tra l'identità rurale e l'identità turistica, come non riconoscerci, il conflitto ne arriva ad essere capo. Lo stesso in Compigliano, un paese dove si svolge la piccola. Compigliano è un paese rurale che però improvvisamente è colto dalle fortune dell'economia turistica, con tutte le contraddizioni che nascono nello sfruttare quella che è stata l'identità culturale di un popolo a fini turistici, quindi nella mercificazione di quelli che sono i valori del territorio. Quindi anche quando parla di situazioni lontanissime, apparentemente lontanissime da Ischia, sta parlando di Ischia, di questo sono profondamente convinto. Non solo, e come parla di Ischia? Il conflitto fondamentale che Andrea individua è quello appunto tra il popolo, anche la violenza del popolo, gli umori popolari, è quello che lui chiama esplicitamente anche in Compigliano il terminismo piccolo borghese di paese. Il terminismo piccolo borghese di paese che ci appartiene tutti anche lui. Tante facce, una qual è la ritrosia, un gioco di mimesi, quasi una strategia di adattamento con la quale la borghesia locale cerca di contenere la carica eversiva o morale del popolo, no? I politici lo sanno benissimo quando il popolo ti dà addosso e tu zitto, non ne ha neanche la parola per cercare di non alimentare una spirale di aggressività che è nelle cose, quindi e questa è la dialettica fondamentale di Andrea. Traccia nei suoi libri. Una dialettica che lui però trasfigura appunto nel noir, nei racconti di fantasia, e anche questo forse perché ritiene che sia l'unico modo di raccontarla per bene, trasfigurandola attraverso l'utilizzo del noir come strumento letterario. Gaetano invece la affronta di petto, anche io, diciamo, siamo con uno stile diverso, quando mi partono le lucubrazioni che scrivo su Ischia, le affronto più di petto, invece le trasfigura, e forse trasfigurandole, però riesce financo a raccontarle meglio di quanto riusciamo a fare noi. E questo è un aspetto. Il secondo aspetto che mi piace raccontare di Andrea Termino è quello che Andrea svolge un'interrotta riflessione sul potere, perché Andrea è un malato di politica, più della politica del potere, no? Del potere in tutte le sue sfaccettature. Diciamo, il potere nelle nostre realtà, nella società meridionale, ha molto a che fare con le istituzioni, perché la leva delle istituzioni ti consente di
fare delle operazioni che viceversa non potresti fare, ma non ha a che fare solo con le istituzioni, anzi, diciamo che la politica, le nostre latitudini, è quasi, io dico forte, però penso di riuscire a capire questa teoria, è un surrogato della religione, diciamo, ci si innamora del leader del momento in maniera anche forte, viscerale, e si dà poco peso o poca importanza alla razionalità statale, al modo di far funzionare le istituzioni correttamente e da far discendere dal corretto funzionamento delle istituzioni tutta una serie di operazioni. Quindi i problemi del Sud, i problemi del Meridione d'Italia spesso sono riconducibili a questo deficit dello Stato, a questa assenza di razionalità statale. E Andrea non la recupera questa razionalità statale, quello che non c'è, nella squadra speciale che si occupa degli omicidi, fatta da persone umanissime con i loro difetti, anche loro, quindi difetti anche loro, però con una razionalità e con una capacità di bisezionare la realtà che invece non appartiene molto spesso ai pubblici poteri. Quindi c'è anche questa dimensione politica nei racconti di Andrea, anche qui trasfigurata attraverso il ricorso annuale. Questo è quello che io penso del mio amico Andrea Esposito, che auguro tutte le fortune editoriali per questi e per i prossimi lavori. Non so se Andrea ha già preparato qualche brano che potremmo da leggere, non so se l'abbiamo da poco, leggiamo però. Non lo prendiamo. Diciamo da primo. Diciamo l'ultimo perché dall'ultimo mi piaceva fare un passaggio particolare. Allora, l'ultimo libro di Andrea, e dopo lui leggerà l'introduzione, tratta un argomento alquanto particolare, perché al di là della trama, al di là del soggetto, al di là dello stile di tutte le cose che ci siamo detto, Andrea in radicola tratta qual è la vera essenza del male in questo caso. L'essenza in questo caso del male però ha una particolarità, è tutto offline. Andrea tocca in maniera diversa. No, no. Quella è la società invece del continuamente online, cioè l'autore dell'articolo che è un uomo che ha staccato la connessione, non è presente sui social, non è presente in rete, non trovi niente sui motori di ricerca, è quasi un fantasma, è la ricerca di questo fantasma che poi un po' il racconto che ci viene incontro. Noi siamo tutti quanti continuamente, magari io sono forse uno di quelli che fa un utilizzo sfrenato dei social network un po' per volontà, un po' per provocazione, un po' per professione, un po' per quello che ognuno ha dei motivi, però in un momento in cui questa è proprio l'espressione della nostra società attuale, dove ognuno di noi per esistere ha bisogno di stare collegato con gli altri, o meno di essere presente nei luoghi non virtuali, ma ha bisogno di essere rintracciabile, di essere trovabile, quasi come in un matrix generale dove tu ci devi essere, in modo che poi puoi essere contattato, trovato, che sta facendo quello, che sta facendo quell'altro, è un po' come chi va a cena, ormai chi è che va a cena, il ristorante deve mettere il wifi gratis per tutti, appunto perché se tu metti la foto subito su Facebook appena di volta il piatto, ti faccio lo sconto sull'altro piatto, altrimenti non si capisce perché c'è stata questa necessità di avere il piatto davanti, invece se ti è preoccupato, la prima cosa è tac, perché altrimenti non esiste. E fa sapere l'altro che stai mangiando, o che stai uccidendo, o che stai facendo qualcosa. Ecco, Andrea disegna, tratteggia invece chi questa esigenza la riconosce, ma la fugge, perché stacca ogni collegamento. Questa realtà è staccato di fare questa realtà diventa complicato. Non so se qualcuno di voi segue qualche serie di TV americana, però uno di questi americani che si portano tutto, sono loro di reparto. Ci sono queste serie di TV americane dove ci fanno credere, forse infatti allora non lo so se sono ragionamento, che siamo sempre rintracciati online, che è così.
banche, tra carte di credito, tra operazioni, tra... Finalmente non è arrivato ancora Foursquare, noi non l'abbiamo ancora, e neanche dal momento in cui avremo Foursquare come Facebook, tutti quanti noi sapremo in ogni istante dove stai, quindi non c'è neanche più bisogno di chiamare. Dove stai, ma c'è la registrazione su Foursquare che ti dice che stai arrivando, dove stai arrivando. Adesso ci sta una cosa che io mi sono meravigliato, però perché dice dove stai, io poi scrivi uno su WhatsApp, dove sei, quello ti condivide la posizione da Google Maps, quindi ti arriva lì con Cinesi, dove sto? Sto qua. Io invece dico dove stai? Sotto casa, magari quando devo arrivare di casa, mi sto ancora a casa, cioè, sotto casa, invece no, con la condivisione, quindi in radicola c'è il male che esce da, questo, da questa realtà, perché non è online, perché non c'è più, perché non si trova. E quindi che succede? Succede che cambia la società, cambia la realtà, diciamo facciamo un passaggio indietro, non penso, penso che il paesino della, del sud Italia di Conbrigliano siamo un paesino normale con tanto di wifi gratuito come li teniamo noi, dove i telefonini girano, dove c'è tutta la tecnologia, però c'è qualcuno che fa male, che ha deciso di rompere il circuito dell'online e penso che andrà a succedere qualcuno, magari ce lo leggi pure loro. Fatto bene Gaetano a sottolineare questo aspetto, fino ad ora ci siamo mantenuti assolutamente sul generico, sulle caratteristiche, tipologie classiche generali del noir. Sembra quasi che il noir serva solo a raccontare la realtà odierna con delle ampie pennellate di grossi pennelli. Non è così. Il noir è anche altro, ci va bene Gaetano, il noir è anche trama, sottigliezza, concatenazione di eventi, personaggi che non sono in realtà totalmente diversi da quello che sembrano. E inganno non per il lettore, ma all'interno della trama, il noir sono sempre almeno due trame che si intrecciano, quindi è un genere molto complesso, non è un quadro ipermoderno fatto puntando i colori sulla tela così a casaccio e facendo tre passi indietro per dire quanto è bello, quanto è brutto, no. Il noir ha bisogno di determinate attenzioni perché la trama funzioni, perché proprio questa concatenazione di inganni, questo gioco di scatole cinesi, spesso comporta un maggiore lavoro di screening e andare a riprendere la trama continuamente per chi ne scrive. L'autore di Numar deve stare molto attento a non ingannare il lettore con falsi indizi, false piste, perché sarebbe la cosa peggiore che si possa dare una falsa pista, ingannare il lettore, l'autore di noir non lo deve fare mai. Quindi c'è sempre una trama molto precisa. In questo caso il creativo non sta svelando niente, vi dico solo che il protagonista è l'assassino stesso, è una persona che è stata nell'infanzia, ha avuto dei traumi terribili ed è stata poi abbandonata a se stessa. Riesce con i mani sacrifici a rifarsi la vita e si convince, non vi dico se ha torto o ha ragione, e ci sono delle persone anziane in questo piccolo paesino che si lasciano vivere, sono molto anziane, si lasciano vivere in questo piccolo paesino senza più pretese, senza voler più nulla dalla vita, ma in realtà sono i custodi niente meno che della vita eterna. Non la vita eterna in quanto concezione religiosa o filosofica, ma della vita eterna proprio in sé, geneticamente, come eterna rigenerazione cellulare senza che il corpo possa invecchiare. Insomma, sono dei, tra virgolette, degli scienziati pazzi, scappati addirittura ai processi dopo la fine della seconda guerra mondiale, si riuniscono in questo paesino. L'assassino, il protagonista del romanzo, si convince che queste persone mantengano il segreto della vita eterna, lo custodiscano gelosamente solo per loro, e lui, come rivalsa personale per quello che ha subito, decide di perseguitare questo gruppo di anziani e inizia ovviamente un drammatico inseguimento che porterà poi ad atroci delitti che non sto qui a svelarvi perché non servono all'economia della riunione di stasera. Vi leggo solo il prologo e vi racconto di questo personaggio di cui Gaetano ha accennato, che anche in questo è totalmente diverso dai personaggi di noir che abbiamo, siamo abituati a conoscere nei romanzi di Grisham o Connelly, perché Graticola, che è il cognome dell'assassino del romanzo, è totalmente offline. Non ha uno smartphone, non ha il cellulare, non ha il computer, non ha una mail, non si collega a internet, non paga le bollette, non ha un conto in banca, non ha nulla di nulla. E oggi come oggi,
miglior modo per nascondersi non è utilizzare i mezzi di comunicazione, ma l'esatto opposto, scomparire da tutti quanti essi, eliminare totalmente la propria persona da qualsiasi tipo di mezzo di comunicazione di massa. Sarebbe oggi il miglior modo per nascondersi. Probabilmente difficilissimo, forse impossibile, ma è quello che prova a fare il protagonista, che si racconta in questa piccola paginetta che vi vado a leggere. Mi chiamo Domenico Graticola, ma fin da bambino tutti mi hanno sempre chiamato con qualche diminutivo. Non credete che la storia che sto per raccontarvi, la vostra mente non è ancora pronta ad accettare ciò che ho scoperto, cose che dovevano rimanere nascoste al mondo intero. Era diventato il mio unico scopo, lo so, penserete che sia pazzo, ma in fondo questo sono, nient'altro che un folle. Non per il mio desiderio, oggi so che si può, ma per tutto ciò che ho dovuto fare per realizzarlo. Vivere per sempre. Non l'ho mai inteso come un traguardo egoistico da tenere per me. Ho sempre desiderato condividerlo con tutto il genere umano. Non sono io che ho nascosto il segreto, non sono io che ho tacito la soluzione del gioco. Altre persone, uomini disforati che non avevano più niente da perdere, si sono appropriati di questo immenso potere. L'immortalità. Sono stati questi uomini, tanti anni fa, a decidere di tenerlo per sé. Sono riusciti in un'impresa impossibile, nascondere la scoperta ai governi, agli scienziati, alle organizzazioni per le quali lavoravano, alle loro stesse famiglie. La scelta che gli si è fatta davanti è stata univoca e senza ritorno. Vivere per sempre, ma scomparire dalla faccia della terra. Il prezzo dell'eternità è enorme. Hanno pagato il denaro, certo, ma non solo. Hanno venduto proprietà, trasferito beni, conti bancari, ma il tributo più alto per non morire mai è stato proprio il primo, scomparire. Questi uomini sono ancora tra noi, ultracentenari, destinati a essere ancora su questa terra quando noi non ci saremo più. È stato questo a farmi intraprendere la missione, scoprire l'enorme inganno, il sacrificio terribile di miliardi di persone ignare che sono morte invano. Non ho rimpianti a ciò che ho fatto, né ho intenzione di nascondere le mie colpe o fuggire le mie responsabilità. Nella mia vita ho fatto tanti errori, ma non sono mai stato un ipocrita, mai. Non cercherò delle giustificazioni, da bambino non pisciavo a letto, non uccidevo animaletti domestici, né davo fuoco al cassonetto dei vicini. Non ho mai avuto problemi a vivere in società, sono un tipo allegro, espansivo, simpatico, tutti quelli che mi hanno conosciuto mi hanno amato. Anche troppo. Ma ciò che non cancella quel che sono, per quanto non classificabile in nessuno schema comportamentale, non sarò io a dipingere la mia natura per quella che non è. Sono un predatore e come tutti i predatori, ciò che mi provoca piacere è il desiderio di raggiungere il potere. Più il desiderio che il potere stesso. Non solo uccidere la preda, troppo semplice, è una sensazione di eccitazione quasi sessuale. Avere in pugno la vita di un'altra persona e la sua morte. Quella scoperta mi ha sconvolto la vita. Non immaginavo quanto potesse condizionarmi a aspirare alla vita eterna. Ho ucciso quegli uomini perché lo meritavano. Erano l'unico ostacolo tra me e ciò che desideravo. Ma questo non spiega tutto, non spiega quello che sono. L'ho fatto perché sono un assassino. Di quelli peggiori sono un serial killer. Questo è Graticola, l'opera, poi magari, ma io non facciamo cose di cui ci vuole un po' di spoiler, quindi magari qualcuno se lo compra, poi ci abbiamo spoilerato il libro. Invece, di solito il protagonista, no? In questo caso il noir è sempre il cattivo, quello che uccide, quello che investe, però il protagonista è particolare, ma c'è un particolare per me in qualche modo emerge, no? Nei vari libri di dello stile, è quello un po' del disegnare la vittima. Molto spesso nel noir non è la vittima che è parte integrante, se non ci fosse la vittima non avremmo
negativa del libro, che la parte negativa del libro era l'altra realtà. Quindi le varie vittime che tu hai raccontato, adesso trasformiamo la persona.